Sì, è chiaro che un evento di questa natura che prevede quindi la partecipazione anche dei ministri dell'interno di, diciamo, stati esteri di estrema importanza, anche dato il periodo, diciamo, particolare che stiamo vivendo, chiaramente comporta la necessità di avere una grande attenzione e di essere anche pronti se eventualmente qualcosa, speriamo di no, non dovesse andare bene. E quindi appunto in prefettura oggi si apre proprio adesso alle 16 il centro di coordinamento soccorsi, sono presenti tutte le componenti che appunto potrebbero essere interessate a causa di un eventuale problema e quindi siamo pronti anche per questo. Guardi molto, molto, diciamo, e spero vada tutto bene, la sicurezza sia intesa come, diciamo, ordine e sicurezza pubblica, sia appunto la sicurezza intesa come appunto protezione civile, come assistenza, insomma, che si può rendere. Sì, speriamo vada tutto bene. C'è dubbio, direi che questo collegamento c'è già da giorni. È chiaro che questi 3 giorni, 2 giorni e mezzo, insomma, che iniziano con oggi, con stasera, chiaramente ci vedono particolarmente impegnati. Sì, e questa è stata un'iniziativa che il ministro ha voluto fortemente, incontrare tutti i 118 sindaci del territorio che sono stati tutti presenti ed era anche un bel vedere, onestamente. E ha voluto incontrarli proprio perché questo evento è un evento che riguarda intanto l'Irpinia, che è la sua terra. E poi è un evento che, diciamo, è una chance, un'opportunità grandissima per questo territorio e quindi ha voluto anche appunto relazionarsi con i sindaci, dire la sua, come dire, anche rispetto a questo evento, ma sentire anche le eventuali necessità che i territori esprimono. Senz'altro sì, perché è stato quello che, insomma, anche si è detto oggi e io mi auguro, insomma, ma sono certa perché per esperienza, diciamo, il ministro Piantedosi quando ha promesso ha mantenuto.